salone del coraggio. Sant'Anna non si è fermato nemmeno questa volta. Questo secondo me è il messaggio principale. Il salone non si ferma mai. E così è la città di Genova, noi non ci fermiamo mai. E anche in quest'epoca, diciamo così, con sfide non facili, siamo stati in grado tutti assieme di non fermarci e di portare avanti il salone. Io devo ringraziare tutte le amministrazioni, dal comune alla regione, all'autorità portuale, al porto antico. Era da Antica cresceva nel 2019 di circa il 10% e con un valore complessivo di approssimativamente 5 miliardi. Siamo leader incontrastati nel mondo nel settore degli super yacht e questo deve renderci ovviamente ulteriormente orgogliosi. Sicuramente la... andamento del turismo. Voi pensate che nella stagione estiva noi abbiamo fatto 1.200.000 più presenze italiane turistiche e abbiamo perso 66 milioni di presenze turistiche straniere. Il settore dello yachting ha sofferto sul charter per come funziona il leasing delle barche nautiche, il giro d'affari solo della nautica genovese come riparazioni e costruzioni ha perso o rimandato circa il 30% del lavoro. Questi sono numeri. La prima riguarda un po' il disorientamento che tutti in questo momento abbiamo tra informazione, disinformazione, di sicurezza e di incertezza che abbiamo sul nostro futuro. Un evento come questo può solo fare molto bene a tutti, allo spirito, all'animo, all'umore, perché vedere che è possibile tornare alla normalità con un appuntamento annuale che per tutti noi è sempre stato ricorrente da 60 anni, significa molto. E come Covid ha cambiato le priorità della nostra vita? Se proviamo ad andare ad ascoltare discorsi pochi, molto meno numerosi di quanti non ce ne fossero nell'autunno precedente, nell'estate precedente, di iniziative pubbliche, di tutti, dico, come sono cambiate anche le priorità nel nostro dire, nel nostro raccontare? Cioè oggi rispetto a quello che ci siamo detti l'anno scorso, c'erano questioni numeriche, tecniche, tecnologiche, di cui sicuramente parleremo. Ma la priorità oggi è raccontare la fatica e l'orgoglio di vincere, la paura di vincere, la preoccupazione di rispondere a una serie di questioni di sicurezza sanitaria. Cioè questa vicenda ha veramente radicalmente cambiato tutte le nostre gerarchie, anche quando organizziamo una cosa che in realtà viene da lontano, che ha una storia matura. A 60 anni, diciamo, io sono una che pensa bisognerebbe lavorare molto, perché a me piace molto lavorare, quindi spero che nessuno mi mandi in pensione a 60 anni. Però 60 anni è un'età quasi no nella nostra legislazione dalla pensione. Il Salone di Genova, suo malgrado, per la seconda volta è diventato un simbolo. Io ricordo che eravamo qua con il sindaco Lucci e il presidente Mattarella che volle esserci all'inaugurazione nell'estate del 2018, subito dopo il crollo del Ponte Morandi, per dire che Genova, la Liguria e il paese non si sarebbero fermate sebbene attonite per quella incredibile tragedia che abbiamo vissuto. E oggi siamo qua per la seconda volta.
Tutto questo però lo dobbiamo anche a un gran lavoro di team, di squadra. Io devo ringraziare il presidente Ferro dell'ISCE, il governatore Tota, il mio amico Marco Ducci. Devo ringraziare Sua Eccellenza il prefetto, il questore, il comandante dei vigili del fuoco, l'ASL, Protezione Civile, tutti. Ho sentito veramente nell'ultimo mese un abbraccio. Genova voleva il salone, tutti volevamo il salone per dimostrare quanto siamo bravi. Ecco, questo mi inorgoglisce veramente oggi di vedere questo risultato. Sono emozionato. Платформа, блядь, 100 метров. 100 квадратов. Noi siamo ritornati indietro e siamo sul tappeto blu. Andiamo dall'app, non qui. Spessissimo chiamati a intervenire per soccorrere in condizioni davvero proibitive diportisti colti quasi all'improvviso da improvvisi fortunali. Noi non ci fermiamo mai. Buon vento a tutti voi.